Salve a tutti e benvenuti anzi dal vostro Joe. Oggi ci troviamo su Valheim. Valheim, un gioco che mi ha particolarmente sorpreso e mi è anche particolarmente piaciuto. L'ho provato in live la prima volta, così ho fatto un gameplay molto rapido, comunque giocandomelo in live e cercando di capire effettivamente come va strutturato questo tipo di gioco, e devo dire che già dopo un paio di ore mi sono letteralmente innamorato. Era da un po' di tempo che non giocavo un survivor, che non giocavo un tipo di gioco del genere, dato che io ho passato tantissimo tempo a giocare su Ark, PixArk, Conan Exile. Veramente a me questo tipo di gioco così, che tratta le tematiche survival, mi piacciono un casino, ma veramente un casino. E sono contento di aver scoperto e di aver visto in generale questo gioco, proprio perché mi ha dato, come dire, una ventata d'aria fresca, non solo per me stesso e permettermi comunque di divertirmi nuovamente giocando a un titolo nuovo, ma soprattutto permettermi di creare magari qualche contenuto all'interno del mio canale. Innanzitutto facciamo dormire il mio povero omino, dato che per il momento parleremo in questo video di qualche consiglio che voglio dare ai neofiti che magari non hanno mai avuto un'esperienza di gioco per quanto riguarda il genere survival, e soprattutto questo tipo di survival, perché non è il survival qualsiasi, è un survival molto particolare. C'è da dire che qui l'implementazione della fisica, delle meccaniche, sono straordinarie. Vi farò vedere alcune cose che vi lasceranno letteralmente a bocca aperta. La prima volta che le ho viste io sono rimasto veramente colpito, veramente sorpreso e molto soddisfatto del prodotto. Innanzitutto la prima cosa che si nota è la grafica. La grafica che può trarre in inganno, facendo pensare che questo non sia un gioco comunque serio, o comunque un gioco come viene definito un AAA, ma bensì può essere definito come un gioco forse fatto così, un po' con i piedi. Vi posso assicurare che non è così. La grafica, volutamente in stile semi-retro, vi posso garantire è una chicca che per me conta tantissimo, veramente conta tantissimo, senza considerare il fatto che tutto ciò che si può fare all'interno di questo gioco è a dir poco spettacolare. Ma iniziamo a parlare un attimo per quanto riguarda i consigli che comunque voglio dare ai nuovi giocatori che magari non hanno avuto esperienza con questo tipo di gioco survival e che quindi vogliono godersi appieno una nuova esperienza. Innanzitutto, la prima cosa da fare che vi consiglio è quella di prendere familiarità con i comandi. È una cosa che molti sottovalutano ed è una cosa che anche molti non consigliano fondamentalmente in un gameplay nuovo soprattutto, ma prendere la dimestichezza con i comandi, di avere la possibilità comunque di capire subito come funzionano i comandi del gioco e come funziona in generale il gioco stesso, vi posso garantire essere un aiuto non da poco. Per quanto riguarda ovviamente la classificazione dei menu e per quanto riguarda la classificazione di ciò che si può fare in gioco, ci sono tante cose da sottolineare. Col tasto Tab, per esempio, si apre il menu. Menu iniziale che comunque comprende del crafting di base, che potete vedere sulla destra, dove appunto avrete la possibilità di poter craftare degli oggetti di base rudimentali senza la necessità di un banco di lavoro. Questi primi attrezzi saranno molto utili perché vi consentiranno di poter costruire, come in questo caso vedete qui nel mio gameplay, una casetta in modo tale da poter piazzare comunque un vostro quartier generale. Il martello è il primo oggetto che fondamentalmente vi consiglio di costruire, anche perché senza il martello non avrete modo fondamentalmente di costruire altro, anche se in questo caso l'ascia di pietra, il randello e la torcia hanno comunque tutti un significato ben preciso. Il martello, come potete leggere dalla descrizione, anche perché fortunatamente esiste la traduzione italiana, non tutto è tradotto in italiano purtroppo, ma la maggior parte delle cose sì, quindi avrete la possibilità comunque di poter vedere effettivamente come
poter costruire, ma soprattutto avrete modo di leggere in italiano e quindi comprendere meglio cosa fare durante il gioco. Per quanto riguarda il martello, è un oggetto di base che vi permetterà, come detto prima, di poter costruire diverse strutture, sia per quanto riguarda la casa, sia per quanto riguarda anche il crafting o la riparazione dei propri oggetti. L'ascia di pietra è il primo oggetto che in qualsiasi gioco survival è praticamente l'ossigeno del giocatore, perché tramite l'accetta è possibile comunque tagliare gli alberi, poter farmare la legna e di conseguenza costruire altri oggetti. Il randello, che invece è la nostra prima arma a disposizione all'interno del gioco, che ci consente comunque una protezione, ci consente comunque di poterci difendere dalle creature che incontreremo in giro per la mappa e ci permetterà anche di andare a caccia dei primi animali selvatici. E la torcia, che comunque è abbastanza importante, soprattutto all'inizio, perché ci consente di poter camminare al buio, dato che non avendo la possibilità di poter riposare dentro una casa fin da subito, siamo quasi obbligati a fare delle lunghe tirate di gameplay fino a quando non riusciremo in generale a costruire una casa e quindi successivamente poter riposare. Una volta parlate di questi oggetti di base, andiamo a vedere effettivamente cosa fanno questi oggetti di base. Quindi usciamo dalla nostra casetta, che comunque io ho costruito in prossimità della zona iniziale di gioco, dato che voi, tramite M, io nel frattempo vi dico anche i tasti, proprio per una questione di familiarità con i tasti che vi stavo dicendo prima, avrete la possibilità di poter aprire la mappa. Con la rotellina del mouse invece avrete la possibilità di allargare o ridurre lo zoom per quanto riguarda la vostra mappa, e invece sulla destra avrete comunque dei pin che vi serviranno in caso di smarrimento, per posizionare un luogo specifico della mappa e avere un minimo di orientamento. L'orientamento in un gioco survival è a dir poco l'ABC, quindi cercare comunque di esplorare e cercare comunque di avere dei punti di riferimento all'interno della mappa è un altro suggerimento che ovviamente cerco di consigliarvi e che cerco comunque di dirvi fin da subito. Voi praticamente spawnerete da questa posizione, quella che praticamente adesso vi voglio far vedere tramite il mouse, solo che un attimo che vi permetto anche, ecco, di far vedere il mouse, altrimenti non lo potrete vedere, eccolo qua. Questo è praticamente il punto dove noi spawneremo all'inizio del gioco. Verremo condotti in questa zona e successivamente tutto ciò che faremo all'interno del gioco dipenderà soltanto da noi. Ovviamente ci sono anche suggerimenti che, come potete vedere, vi appariranno nel gioco, dato che nella barra in basso a sinistra avremo comunque le nostre condizioni di fame e di salute. Fortunatamente non c'è la sete in questo caso, questo è uno dei pochi survival dove la sete non è contemplata all'interno del non è contemplata all'interno del nostro fabbisogno giornaliero, ma abbiamo soltanto la fame e la nostra salute, che giustamente dipenderà comunque dal nostro grado di fame, e dopo ne parleremo. Quindi nel momento in cui arriveremo in questa direzione e spawneremo praticamente in questa zona, tutto ciò che vedremo all'interno della mappa sarà semplicemente bianco, quindi non avremo la possibilità di conoscere niente, saremo noi stessi a mappare la mappa con questo bel gioco di parole, proprio perché avremo la possibilità di camminare e di conseguenza esplorare tutta la zona circostante. Infatti, come potete vedere, tutte queste zone che vedete scoperte dalla mappa è perché io appunto piano piano, giorno dopo giorno, ho esplorato la mappa, ho messo i miei punti di riferimento giusto per avere comunque la situazione sotto controllo e ho continuato ad esplorare piano piano. Per quanto riguarda invece un altro consiglio che ovviamente vi voglio dare è quello di costruire o cercare fondamentalmente di costruire una casetta o un piccolo checkpoint nella maniera più veloce possibile. Per costruire comunque una casa, come potete vedere io che ho messo appunto lo spawn e il pin casa, perché comunque quando noi costruiremo un letto, come potete vedere abbiamo la possibilità di vedere il letto sulla mappa, ma essendo molto piccola l'immagine, io vi consiglio sempre di mettere un pin con una casa, dato che è abbastanza grande, in modo tale che se volete in un qualche modo vedere la mappa nella sua, in generale nella sua
totalità avete modo anche di guardare dov'è casa vostra e avere la possibilità comunque di orientarvi nel miglior modo possibile. Detto questo, come si costruisce una casa? Come vi ho detto prima, una casa la dovete costruire grazie al vostro martello. Il vostro martello, una volta equipaggiato, in questo caso col tasto 8, visto che l'inventario può essere a schermo soltanto con i primi 8 tasti, mentre invece con tab avremo la possibilità di vedere gli altri slot di inventario che al momento non posso allargare, con una capienza massima di 300 unità di peso che viene distribuita ovviamente con gli oggetti che avete all'interno del vostro inventario. Per equipaggiare o non equipaggiare un oggetto basterà premere il tasto destro del vostro mouse, quindi col tasto destro si equipaggiano gli oggetti e col tasto destro si levano gli oggetti equipaggiati. Per mangiare la stessa identica cosa, avrete la possibilità di vedere come sulla barra in basso a sinistra, praticamente qui avrete la possibilità di mangiare 3 unità di cibo diverse, quindi fate attenzione perché non saranno unità di cibo uguali, ma avrete la possibilità di mangiare 3 unità di cibo diverse e in base al vostro livello di fame, che è praticamente indicato dalla forchetta, avrete una totalità di salute, che in questo caso è rappresentata da 39, proprio perché la mia fame sta finendo e di conseguenza non ho la possibilità di aumentare la mia vita. In questo caso mangiamo un pezzo di carne cotta, che come potete vedere mi permette di ripristinare la barra della salute grazie a questa barra marrone che indica appunto la mia carne, dato che il grigio, la base grigia è la mia vita di base, mentre invece la mia vita aumentata grazie all'effetto del cibo è questa che vedete ora in marrone grazie alla carne mangiata, adesso in rosso grazie alla bacca che ho mangiato e adesso in ancora rosso perché continua tramite il fungo che ho appena mangiato. Ovviamente mangiare tipologie di carne diverse vi consentirà di avere una vita molto più alta, quindi vi consentirà di avere una sorta di overflow per quanto riguarda i vostri HP. Come vi stavo dicendo prima, il martello è un oggetto importantissimo, perché col tasto destro, comunque i comandi li potrete vedere anche in basso a destra, vi appariranno praticamente i comandi da poter utilizzare e da poter guardare in qualsiasi occasione, avrete modo di poter costruire. Quindi col tasto destro avrete la possibilità di aprire un menu di costruzioni, dove abbiamo le varie, che sono comunque costruzioni che si possono effettuare tramite gli oggetti che ovviamente abbiamo a disposizione, la lavorazione che servono a migliorare le prestazioni del nostro banco di lavoro, e di questo magari ne parleremo successivamente, e poi edificio, che sono per l'appunto tutti i materiali e gli oggetti che potrete costruire per fondare appunto la vostra casa, e poi arredo, che sono semplicemente degli oggetti extra, chiamiamoli così, che vi permetteranno di rendere la vostra casa più confortevole e quindi di conseguenza permettervi di essere riposati o meno. Ma per quanto riguarda il riposo è un discorso che faremo magari più in là. Come vi stavo dicendo prima, il martello è molto importante perché vi fa costruire ovviamente gli oggetti a vostra disposizione. Ovviamente per quanto riguarda la costruzione degli oggetti, in basso, come potete vedere, abbiamo la necessità di ottenere dei materiali che possono essere trovati ovviamente in natura o craftati dalle nostre mani. Al momento io ho un banco da lavoro e una esperienza sufficiente che mi consente di lavorare solo quello che trovo in natura, quindi non ho modo ancora di poter craftare o poter lavorare qualcosa di diverso. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che gli oggetti che noi possiamo trovare in natura sono dispersi in tutta la mappa praticamente di gioco. Abbiamo le pietre che si possono raccogliere per terra, la selce che si può raccogliere presso i fiumi e quindi la riva dei fiumi e la legna che si può raccogliere tramite l'abbattimento degli alberi. Questi sono, diciamo, tre degli oggetti più importanti che inizialmente vi permetteranno di costruire le vostre case e che vi consentiranno successivamente anche di progredire all'interno del gioco. Per quanto riguarda invece le pelli successivamente che dovrete comunque raccimolare dai cervi e dai cinghiali, che sono gli animali che inizialmente incontrerete all'inizio del gioco, parleremo in maniera più dettagliata magari tra poco o in un altro video, anche perché non voglio farlo troppo lungo. Un altro suggerimento che vi do è quello di andare a raccogliere più legna possibile. La legna
all'inizio del gioco sarà la vostra amica, o comunque sarà il vostro amico più fidato, in quanto il legno vi permetterà di costruire tutte le vostre come dire, vi permetterà di costruire tutte le costruzioni, scusate il gioco di parole, di base. Quindi il legno sarà appunto la base, come in un qualsiasi survival, del vostro gioco. E qui adesso parliamo di una chicca di questo gioco che a me mi ha fatto letteralmente impazzire. Come vi avevo detto all'inizio del video, la fisica in questo gioco è stata resa in una maniera particolarmente realistica. Perché? Quando voi andate a tagliare gli alberi, in questo caso abbiamo un albero normalissimo che noi possiamo andare a buttare giù con la nostra accetta di legno, noterete che appunto avremo la possibilità di farlo cadere. Nel momento in cui lo facciamo cadere, vedete la realisticità comunque di come cade il nostro tronco, abbiamo la possibilità di danneggiare anche gli altri alberi. Ebbene sì, la fisica, come vi ho detto prima, qui è resa in maniera totalmente perfetta, in quanto un albero, se crolla addosso a un albero, può produrre un effetto a catena. Così come se noi dovessimo tagliare degli alberi in prossimità di casa nostra, dobbiamo fare attenzione a non far cadere l'albero sulla nostra casa, proprio perché potrebbe danneggiarla e addirittura distruggerla. Quindi fate molta attenzione a dove e come tagliate i vostri alberi. Una volta tagliato l'albero avremo comunque un ceppo di legno molto più grande ovviamente delle nostre possibilità di lavorazione, quindi dobbiamo ancora tagliarlo fino a renderlo praticamente in due blocchi di legno più grandi. Vedete, qui ho danneggiato praticamente l'altro albero perché rotolando l'ho danneggiato, e successivamente lo possiamo tagliare ancora per renderlo praticamente delle assi di legno. La cosa figa di sto gioco è che quando noi abbiamo la possibilità di raccogliere oggetti, verranno raccolti automaticamente, quindi non dovremo premere ogni volta E sul tasto per raccogliere gli oggetti, ma verranno raccolti automaticamente, quindi di conseguenza non dobbiamo preoccuparci di stare lì a raccogliere oggetti su oggetti. Quindi raccogliete la legna, fate anche ovviamente altra legna, sempre comunque in generale, come vi ho detto prima, la legna sarà praticamente il vostro amico del cuore. Potete anche abbattere questi alberi un po' più piccoli per avere comunque magari della legna in maniera più rapida, dato che in questo momento dovremmo aprire un discorso sui talenti. In questo gioco è possibile aumentare il talento di quello che si riesce a fare per l'appunto compiendo delle azioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi più compieremo quell'azione, più diventeremo forti. Quindi cercate sempre di fare le cose in maniera ripetuta, perché fare le cose in maniera ripetuta vi permetterà di aumentare i vostri talenti. Per vedere i nostri talenti premiamo sempre Tab con la nostra tabella e andiamo a guardare in alto a sinistra, esattamente sulla seconda finestra, ovvero abilità. Come potete notare, abbiamo la possibilità di vedere tutto quello che abbiamo fatto all'interno del gioco e come abbiamo aumentato i nostri power up, le nostre abilità. Abbiamo la possibilità comunque di aumentare i pugni, la corsa, il bloccare i colpi, saltare, essere furtivi, tagliare gli alberi, utilizzare gli archi, coltelli, lance, nuotare, tutto. Tutto quello che facciamo all'interno del gioco verrà potenziato man mano che noi effettueremo questo tipo di azioni. Quindi cercate di fare sempre azioni ripetute in base a quello che vi serve. Ovviamente durante il gioco voi neanche ci farete caso, correrete, salterete, nuoterete, taglierete gli alberi e quindi di conseguenza aumenterete questi talenti. Però cercate di livellarli e cercate comunque di giostrarveli nella maniera più equilibrata possibile. Ora, come potete vedere, io non sono molto equilibrato perché ancora sto, come dire, farmando e sto cercando comunque di avere degli equipaggiamenti tali da poter effettivamente sconfiggere i boss. Perché, per chi non lo sapesse, questo gioco possiede una storia. Non è il classico survival dove voi cadete dalla nave e quindi, o comunque cadete dall'aereo tipo un The Forest, e dovete sopravvivere per cercare il figlio eccetera eccetera, che poi non si troverà mai sto figlio, perché io non ho mai visto nessuno che l'abbia trovato, ma magari mi sbaglio.
Qui la storia è molto diversa. Abbiamo una storia che comunque è anche abbastanza particolare, in quanto svolgiamo praticamente i compiti di un guerriero della mitologia vichinga, che più che dire mitologia è più forse una religione quasi, no? La religione norrena, dove appunto abbiamo riferimenti con tutti gli eventi della mitologia barra religione norrena, e noi dobbiamo raggiungere il Valhalla, ovvero il paradiso dei guerrieri, tramite dei combattimenti che dovremo affrontare con dei boss all'interno del gioco. Boss che saremo noi stessi in grado di evocare e successivamente sconfiggere. Quando arriva la notte, ovviamente la cosa migliore da fare è quella di entrare in casa e dormire. Vedete, abbiamo la possibilità di andare a riposo. E quindi riposare, far passare il giorno e riprendere da dove ci eravamo lasciati. Fatto il nostro riposino, ovviamente, abbiamo la possibilità di essere rigenerati, no? Ristorati. Infatti, come potete vedere, in alto a destra è apparso un nuovo buff, ovvero il Rested, di 12 minuti. Questo buff ci consente di essere più forti dal punto di vista fisico, perché come nella realtà, quando siamo riposati, abbiamo la possibilità di compiere più azioni in maniera più continua. Quindi non siamo affaticati, ma al contrario, siamo addirittura riposati. Il nostro grado di riposo dipende da come abbiamo abbellito la nostra casa. Ed è qui che entra in gioco la definizione delle varie per quanto riguarda il tutto. Ovviamente costruire più oggetti di abbellimento della nostra casa ci permetterà di far crescere la nostra comodità. La comodità che a quanto pare, credo, da quello che ho letto, essere il massimo di livello 10. Quindi io per il momento sono a metà, sono a livello 5, avendo costruito anche poche cose, relativamente poche cose, quindi non è tanto difficile. È importante anche costruire un fuoco in modo tale da poter cucinare la carne e anche in modo tale da poter avere la possibilità di dormire, perché non potrete dormire se non avrete un fuoco da campo vicino, quindi fate molta attenzione. Per quanto riguarda invece l'altro buff, che si chiama Sneaky, quello lo lasciamo perdere perché dipende appunto dall'equipaggiamento che in questo caso ho addosso, ma di queste cose magari ne parleremo in futuro. Per cui, altro consiglio che vi do, cercare di costruire subito una casa e cercare di avere un quartier generale. Il quartier generale ovviamente è molto importante, soprattutto grazie al bancone da lavoro. Il bancone da lavoro sarà il vostro grande amico oltre la legna, perché vi consentirà appunto di costruire, diciamo in generale, tutto quello che vi servirà all'interno del gioco. Perché se vi faccio vedere il menu, come sempre, che è per l'appunto è quello del martello, quando dobbiamo costruire l'edificio, come potrete notare, abbiamo la necessità di avere la legna e il banco da lavoro vicino. Quindi potrete costruire un banco da lavoro inizialmente e posizionarlo un po' dove volete, costruirgli un tetto, perché senza il tetto il banco di lavoro non verrà dato valido, e questa lo so, è una piccola rottura di palle, ma ci farete l'abitudine, e poi successivamente iniziare a costruire la vostra casa. Quindi il suggerimento che vi do è quello di comunque costruire un piano da lavoro, iniziare a costruire le fondamenta della vostra casa, distruggere il vecchio banco da lavoro, ricostruirvelo dentro la vostra casa e poi continuare a costruire, così come ho fatto io, una piccola casa, come potete notare, abbastanza confortevole, che però mi serve semplicemente per dormire, bauli dove posso mettere oggetti in esubero e poi successivamente continuare l'esplorazione. Ovviamente un altro consiglio che vi voglio dare è quello di avere più quartier generali, quindi avere la possibilità di avere più case per appunto distribuire meglio il tempo di esplorazione. Il tempo di esplorazione, come vi ho detto prima, ha un ciclo giorno-notte, dove nel giorno ovviamente vi consiglio di girovagare, esplorare e tentare ovviamente di scoprire nuove zone del gioco, nuove zone della mappa, mentre invece la notte vi consiglio di dormire. Vi consiglio di dormire perché la notte ci saranno anche delle creature che spawneranno in maniera più aggressiva rispetto al giorno, come gli scheletri, i troll o comunque in generale anche i piccoli nemici che incontrerete in giro per la mappa. Per cui cercate sempre di dormire la notte ed esplorare il giorno, se volete avere comunque una vita un po' più facile. Altra cosa importante, l'ultima cosa che vi voglio dire su questo video, dopodiché
non vi darò altri consigli, ve lo prometto, finirò di parlare, è quello di andare a procacciare il cibo. Per quanto riguarda la caccia e il procacciare il cibo, esistono due categorie di cibi che potrete raccogliere fin da subito. La carne cruda, che comunque può essere droppata dai cinghiali o dai cervi, o le code di lucertola. Le code di lucertola, come vi ho detto prima, si troveranno alla riva del fiume. Quindi quando voi vi avvicinerete verso il fiume, verso i corsi d'acqua, avrete la possibilità di eliminare le lucertole e raccogliere le loro code. Mentre invece per quanto riguarda la terraferma, le prime creature che potrete incontrare saranno cinghiali e cervi. Focalizzatevi inizialmente sui cinghiali. I cinghiali sono aggressivi, vi punteranno e quindi vi daranno la possibilità di essere eliminati più facilmente. Mentre invece i cervi potrete cacciarli soltanto con arco e freccia, quindi fin quando non avrete arco e freccia non azzardatevi a cacciare i cervi perché sono decisamente più veloci e non vi permetteranno assolutamente di essere catturati. Cioè di essere catturati inteso come cervi e quindi non avrete la possibilità di ottenere la loro carne. Per quanto riguarda cervi e cinghiali, come potete vedere in alto a destra dalla mappa, si trovano molto spesso nelle praterie, quindi nella zona praticamente più pianeggiante della mappa, come in questo caso, praterie. Avremo la possibilità di trovare sia cinghiali sia cervi. Ora, se riesco a trovarli, eccoli, là ci sono dei cervi. I cervi, per essere cacciati, come vi ho detto prima, necessitano comunque una copertura e un arco e freccia. La copertura, tramite il tasto CTRL, vi permetterà di avvicinarvi in maniera furtiva. E poi successivamente, tramite arco e freccia, avrete possibilità di poterli puntare e colpire. Una volta che li avrete colpiti, ovviamente vedete, gli altri cervi scapperanno perché avranno paura, ovviamente, di essere cacciati. E non vi azzardate a inseguirli a piedi perché è totalmente inutile. I cervi saranno sempre più veloci di voi. E qui, come potete vedere, abbiamo ottenuto la pelle del cervo, la carne cruda, che possiamo cucinare per ottenere comunque cibo e rifornimento, e poi successivamente avere anche la pelle di daino, che vi servirà per costruzioni più avanzate. I cinghiali, invece, se riesco a trovarli, quindi dovete fare attenzione per quanto riguarda i cervi, è proprio questo: nascondervi, anche perché non dovrete farvi vedere e neanche sentire tramite le frasche. Fate molta attenzione perché camminare tra le frasche causerà rumore e quindi spaventerà i vostri cervi, mentre invece per quanto riguarda i cinghiali, una volta craftata la mazza, possiamo tranquillamente attaccarli perché saranno loro stessi a venirci incontro, quindi saranno loro stessi ad essere più aggressivi e farci del danno, o per meglio dire tentare di farci del danno, vedete? Come in questo caso che mi ha colpito e mi ha fatto un po' di danno. E quindi avrete la possibilità di essere più avvantaggiati per quanto riguarda il racimolare carne e pelle. Pelle di cinghiale e pelle di daino ovviamente si utilizzano in costruzioni diverse, quindi è inutile dirvi che nelle prime ore di gioco sarete quasi obbligati a farmare la pelle del cinghiale e la pelle del cervo, ma questo ovviamente lo scoprirete voi con il vostro gameplay. Detto questo, recapitoliamo un attimo tutto ciò che vi ho consigliato in questo video. Allora, 1. Prendere dimestichezza con i comandi. 2. Sfruttare la mappa piazzando comunque dei segnalini che vi consentiranno di muovervi più liberamente. 3. Costruire una casa e quindi delle fondamenta per avere un quartier generale. 4. Esplorare la mappa soltanto di giorno, in modo tale da avere vita più facile. E poi, ultimo consiglio, 5. Cacciare la carne prima del cinghiale e successivamente del cervo, in modo tale da permettervi di avere una salute un po' più aumentata e di conseguenza craftare e costruire oggetti che vi permetteranno di migliorare il vostro gameplay. Detto questo, io credo di aver esaurito i passi iniziali che ho imparato io stesso sul mio gameplay per quanto riguarda Valheim. Il video è venuto un po' più lungo, ma a me piace comunque parlare e piace fare un video magari costruito in maniera diversa. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi interessa comunque argomentare un pochettino di più questo tipo di gioco, e soprattutto vi aspetto, se volete vederlo in live sul mio canale Twitch oppure in generale anche sul mio server di Discord, se vogliamo approfondire un pochettino la discussione.
Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e che vi sia piaciuto anche questo gioco, così come è piaciuto a me. Grazie ancora e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!